Buongiorno. Oggi siamo al Pian della Mussa. Nice. E con una ripida passeggiata arriveremo al Rifugio Gastaldi. Adesso noi siamo sotto al rifugio Città di Cirié. Prenderemo il sentiero che dalla strada asfaltata indica per il Gastaldi. Adesso vediamo dove ci porterà la via. Ecco, sono a metà circa del primo pezzo di salita. Fidatevi, pende. Pende tanto, però montagna. E Cristal. Il sentiero comunque pende ed è un bello strappo. Quindi prendetelo con i vostri tempi. Si possono incontrare pezzi attrezzati, ma sono facili solo perché la pietra potrebbe essere scivolosa. Intanto noi proseguiamo il nostro sentiero. Ora siamo in cresta. Comunque, su al rifugio Gastaldi, dietro Gastaldi, dovrebbe esserci anche un lago. Qui sotto, Pian della Mussa, questa volta con acqua, non come l'anno scorso o 2 anni fa, che era completamente asciutto. Quest'anno sembra andare un po' meglio. Intanto continuiamo in mezzo ai fischi delle marmotte. E dopo un attimo di pausa si ricomincia a salire. Quello dietro di me dovrebbe essere teoricamente il Pian dei Morti o piccolo Pian dei Morti. Non mi è chiaro il motivo, ma credo che sfrutterò questa volta il Gigino del futuro che si informerà e vi dirà con esattezza il motivo. Infatti, come dicevo, se non era chiaro, qua c'è il cartello con la croce con scritto Testa d'Mort, Pian dei Morti. Intanto, il Pian della Mussa ai nostri piedi, un po' in controllo sole, perché già abbiamo proprio il sole in faccia. Fa caldo oggi, mamma mia, mi sento un budì. Mi sento un budino nel forno. Oh mamma mia. Comunque da qua,
c'è una indicazione che mi dice che serve ancora 1 ora e mezza al rifugio e mi è passato circa mezz'oretta dal pian della Mursa, quindi il percorso dovrebbe durare in tutto un paio d'ore. Un altro pezzo che potrebbe dare fastidio è questo qua. Ma come vedete hanno messo le corde e il muretto a valle è stato tutto rifatto. Quindi è un ottimo punto anche per riposarsi perché è in piano. Poi c'è la scarpatella lì. Adesso con calma la saliamo. Da qui non dovrebbe mancare molto al Gastaldi. Rifugio Gastaldi. Vediamo un po' cosa si mangia. Eccolo qua, Rifugio Gastaldi. È un rifugio alpino, a più di 2600 metri di altitudine. Il corpo principale in realtà è il casotto che ha sul fianco. Il casotto al suo fianco in realtà è l'originale rifugio, che se non ricordo male è stato costruito più o meno tra metà del 1800 e fine del 1800. È stato
intitolato a Gastaldi, che era un noto geologo molto famoso. Il rifugio attuale in realtà è l'ultimo restauro, cioè l'ultima ricostruzione che è avvenuta negli anni 70, dopo che il rifugio, che già nel tempo era stato rimaneggiato, è stato distrutto nel 1944 dai nazifascisti perché era utilizzato dai partigiani per stare per le loro missioni. Era già stato precedentemente distrutto il rifugio, già agli inizi del Novecento da un incendio. Era stato ricostruito nel 1930 e nel 1944 è stato distrutto dai nazifascisti perché era utilizzato dai partigiani. L'attuale conformazione, l'attuale aspetto è del 1970, dopo l'ultima ricostruzione, ed è a tre piani. C'è il ristorante, c'è le camere, è un classico rifugio alpino. La cima che ho sulla testa, non so che cima è, ma molto probabilmente il Gigino del futuro ve lo scriverà sopra. Sono qui che mi godo la vista con la mia bella canina. Rieccoci qua dopo una bella mangiata come dei suini. Noi ci incamminiamo verso la macchina. Ritorniamo giù al pian della Mussa, seguendo il percorso di andata. Questo è un percorso tutto sommato, a parte alcuni posti che in realtà non è che sono difficili, ma bisogna solo prestare un attimino di attenzione. È un percorso da escursionisti normali, escursionisti, non escursionisti esperti. Comunque mi pare che sia comunque un grado doppia E, quindi escursionisti esperti. Ricordatevi che il rifugio Gastaldi è un rifugio gestito, però è gradita la prenotazione perché comunque devono portare su i viveri con l'elicottero, quindi hanno determinati costi, quindi non ci si può venire e aspettare un servizio extra lusso, anche perché mi hanno raccontato che oggi è domenica 20, se non ricordo male, agosto. Ieri era sabato 19, si aspettavano 8 prenotati, sono venuti su in 60. Hanno fatto pienone. Quindi dovete anche valutare, io consiglio, telefonate e vedete le disponibilità. Ora sono sulla via del ritorno. La nostra escursione è finita. Questo è il pian della Mussa. Ora noi raggiungiamo la macchina che è parcheggiata giù. Che vi posso dire? Ci vediamo al prossimo video, col mio faccione oppure no. Questo si vedrà. Ciao ciao!